Buongiorno ragazzi, oggi vi voglio parlare di un altro degli errori che non dovete mai commettere quando siete vestiti da sposo. In un video precedente vi avevo fatto vedere quali erano gli errori che venivano fatti, ma non direttamente da voi, ma da chi vi aiutava a costruire l'outfit da sposo. Quindi colori troppo tono su tono, orli lunghi, gambe larghe, a cavalli abbassati. Andate a vedere il video e vi metterete al riparo da quel tipo di errori, ma ripeto che non sono vostri. Quello che dovete fare voi è ovviamente questa cosa qua. Chiaramente il telefono non si deve portare, tantomeno non si deve portare in tasca. Non ci sono degli accessori vietati, diciamo, in linea generale, anche considerando il fatto che ormai molti matrimoni sono rito civile, quindi è più una grande festa. Però un dress code deve esserci, quindi niente telefono, niente in quel modo ovviamente. Una cosa che potete portare è l'orologio, ma attenzione, l'orologio deve essere sotto il polso della camicia, quindi deve essere un orologio sottile, non un cronografo come questo, né tantomeno uno sportivo come questo. Quindi attenzione, quindi un orologio sottile, possibilmente con i cinturini in metallo. Se usate la pelle deve essere uguale alle scarpe, quindi se avete le scarpe nere deve essere di pelle nera, ok? E di conseguenza marrone con marrone. Quindi questo è un accessorio, forse il fermacravatta, ma ripeto, con abiti molto più, diciamo, normali. Già con un abito da sposo, con un taglio definito stilisticamente da sposo, non avete bisogno di questi accessori. Forse, appunto, come dicevo prima, l'orologio potete concederlo, ma mi raccomando, no il telefono in questa memoria. No, no, no. Ciao a tutti, alla prossima.